Buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Sì. Peccato per il risultato, però, perché la partita l'avete fatta, avete provato a vincere fino alla fine, però non ce l'avete fatta. Sì, certo, abbiamo lasciato tutto nel campo. Penso che noi abbiamo fatto il nostro. Abbiamo fatto tutto veramente, abbiamo provato tutti i tiri, i cross, anche abbiamo fatto le occasioni belle, però è peccato che non abbiamo fatto il gol. Però niente, continuiamo così, penso che il gioco c'è, che squadra c'è, con quello gran lavoro e con la voglia continuiamo e penso che possiamo arrivarci dove vogliamo. Non ti sei trovato nelle condizioni di poter segnare una gol in una posizione centrale, ma sembrava quasi che volessi aspettare il tuo compagno da poter passare la palla poi e pensare di poter fare tutto da solo. Sì, ho fatto una finta che ritorno la palla a mio compagno. Era una finta. Sì, bravo. Che passa la palla dietro e dopo mi sono girato da solo e ho fatto gol. No, voglio dire solo che sono in servizio della squadra e che mi dispiace perché noi abbiamo vinto, però spero che faccia ancora di più gol per la squadra, che la squadra vincerà. Ecco, a questo punto devi cercare di tirare di più, perché anche questo può essere un problema, no? Tante volte fate delle bellissime azioni, fate in area di rigore, però pochi tiri da fuori, forse è una delle soluzioni che il mister vi chiede anche, per cercare di sbloccare partite. Certo, quella è la cosa che io devo cercare di più, penso che ogni giocatore deve migliorare e quella cosa che hai detto è secondo me giusta, devo cercare un po' più di tiri di fuori. Allora, sia la partita contro il Bari, l'ultima, hai fatto un inizio incredibile, poi un grande livello anche al secondo tempo, poi nella parte finale un po' di calo, come lo vedi? Non lo so, penso che noi siamo fisicamente forti, veramente forti, perché abbiamo fatto un ritiro perfetto, abbiamo lavorato anche di più rispetto all'anno scorso. Io mi sento fisicamente bene, tanto bene, ho anche freschezza. Penso che parte di fisicamente non è un problema. Penso che non. Mi ascolti un po' l'ultimo quarto d'ora. Perché non lo so. Non lo so, io vedo con gli occhi differenti, perché io gioco un ruolo specifico esterno sinistro e allora devo essere sempre aperto. Devo cercare la palla lì. E allora alcune volte anche non riesco a prendere la palla, però fisicamente, come ho detto prima, mi sento benissimo, ho fatto ogni allenamento sul ritiro, come la tutta la squadra, solo vedo ogni allenamento che abbiamo la forza, fisicamente sicuro. Un inizio così non te l'aspettavate, immagino, qualcosa di diverso. Com'è? Il morale di quella squadra è sempre stato un grande, perché dopo ogni partita analizziamo, dopo parliamo, cerchiamo di soluzione. Il morale è lì, sappiamo che siamo forti e non lo so che dire, morale c'è, solo che manca un po' di risultato, anche penso che anche il gioco c'è tutto. Però va bene, sono passate due partite, il campionato è ancora lungo, noi cerchiamo di migliorarsi dalla stagione scorsa e niente, penso che quella equipe, quella squadra non molla mai sicuro e niente, cerchiamo di fare più gol di nostre occasioni che creiamo ogni partita. E niente, speriamo che quella vittoria arriverà presto. Invece io volevo chiedere, appunto, la vittoria arriverà presto, ora c'è un'altra partita importante, però, come ha già detto il collega, questo inizio forse non se lo aspettava nessuno, anche perché la squadra più o meno è quella dell'anno
Sì, io voglio dire che quello è calcio, no, vince sempre la squadra che è più forte. Ha detto giusto che squadra c'è, ci conosciamo tutti, siamo forti, però la palla è rotonda come la partita contro il Bari. Abbiamo dimostrato tutto come la partita scorsa, però mancano solo i punti, manca solo quel risultato. E niente, come ho detto, qui in Serie B non c'è partita facile, non esistono, ora devi gridare ogni partita. E niente, e meno male che ancora c'è 40 partite dalla fine. Io non ho paura, penso che se continuiamo a giocare così e miglioriamo solo la parte offensiva, penso che facciamo un grande campionato. Che lui può fare quella figura lì, perché un allenatore grande, come ha detto prima, come la persona, è una persona onesta, un amico nel campo, non solo per me, per tutta la squadra, e dopo ha qualità come abbiamo visto tutti come allenatore. È normale che gli piaci quelle cose quando te guarda una squadra come il Croazia, una nazionalità forte. Niente, penso che lui può fare grandi cose in sua carriera come allenatore. Cerca sempre che chiudo il secondo palo, però quello è la seconda cosa che io devo migliorare. Devo tirare ancora un po' di più, secondo me, anche parlo con il mister, lui è d'accordo con me, devo tirare ancora di più e devo chiudere quella seconda palla che non è facile arrivarci, perché il nostro gioco è velocissimo, gli esterni devono essere aperti. Ora quando sono aperto e va a palla veloce all'altro lato e viene il cross, è difficile correre 30 metri in sprint e chiudere la seconda palla. Lo so che è quella cosa giusta, io cerco sempre di migliorarmi come tutta la squadra, per quello ho detto c'è ancora spazio per tutti, per migliorarci, per la squadra ancora cresce. Però giochiamo bene e cresciamo ancora di più e non c'è la fretta, però quella squadra sicura. Ecco, questa annata potrebbe essere anche per te una annata di lancio, no? Perché dopo l'anno scorso tu hai avuto qualche problema, sei venuto fuori benissimo solamente nel girone di ritorno, e c'è tutto l'anno per farti vedere, speriamo ovviamente che tutto vada bene. E ovviamente la cosa migliore sarebbe essere allo Spezia, ovviamente. Normale, tutti cerchiamo di migliorarci la stagione prossima. Nessuno non sa dove arriveremo, perché è palla rotonda. Abbiamo visto due partite che abbiamo giocato bene, però non possiamo fare i risultati. Ora, niente, cerchiamoci di migliorarci e vediamo dove arriveremo. Vediamo, tutti speriamo che arriviamo alto. Tutti andiamo insieme per la quella meta e vediamo dove arriveremo. Ora c'è Salerno, un campo largo, almeno la vedo la verticale, quindi potrebbe essere una cosa positiva per voi, soprattutto per te, magari anche nei giochi di spazio. Sì, normale, già abbiamo un po' preparato quella partita lì, sappiamo che è un'atmosfera calda, che è un campo largo.
Come ho detto, il nostro gioco si sa, il gioco degli esterni, veloce, i cross, sì, come hai detto, speriamo una buona partita, non lo so, speriamo anche 3 punti.